Antico acquedotto romano, qui era tutta spiaggia, siamo nei pressi di Vindicio, vediamo praticamente il confine del Lazio, tra Lazio e Campania. Vediamo una targa di Sua Altezza Reale Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, presidente dell'Amade Italia, ha inaugurato questo roseto, lo ha dedicato a ricordo di Sua Altezza la principessa Grace di Monaco, fondatrice dell'associazione Les Amis de l'Enfant, Villa Irlanda. Ecco, vedete, questo ecco perché Pazzaglia, vediamo, Riccardo Pazzaglia era innamorato di questo posto, e anche qui abbiamo un ricordo delle Due Sicilie. Ecco, il principe Carlo di Borbone ha ricordato la principessa Grace di Monaco proprio qui, ma c'è il sindaco, vedete, ha appena finito un convegno sulla riqualificazione dell'area ENI. Ecco, sindaco, abbiamo finito appena un convegno sulla riqualificazione dell'area dell'ENI, abbiamo assistito a lunghe ore di programmazione lì degli ingegneri addetti ad usi a fare questi lavori. Ecco, ma ci troviamo qui a Villa Irlanda, un posto bellissimo dal quale possiamo vedere tutto il Golfo di Gaeta. Qui è veramente un incanto, forse qualcuno non è mai venuto qui. Ecco, ma sono finiti in questi giorni praticamente gli avvenimenti che hanno segnato un po' l'unità d'Italia, quella che chiamano unità d'Italia. Per Gaeta che cosa ha significato questa ricordanza, Ma perché ha significato molto, veramente tanto, sotto tanti punti di vista. Intanto vorrei subito chiarire una cosa che ancora qualcuno dice, ovviamente, o perché non sa le cose come sono andate, o perché mente sapendo di mentire. Diversi anni fa, in preparazione, il governo, all'epoca c'era Prodi, quindi stiamo parlando tra il 2006 e il 2008, soprattutto nel 2006 lanciò l'idea del 150esimo, presidente era Ciampi, e si fece questo comitato per il 150esimo d'Italia, e quindi si potevano chiedere, dei sovvenzionamenti, dei finanziamenti per quel 150esimo. In realtà, a parte la città di Torino, o meglio, a parte la regione Piemonte, che ha rimesso a posto diverse proprietà, oggi dello Stato, ma che erano legate ai Savoia, sto pensando a Racconigi, Venaria, eccetera, eccetera, a parte Torino tutte le altre opere non sono state finanziate. Molto spesso siamo stati criticati perché si dice: ma voi non vi siete fatti dare niente del 150esimo. La risposta è molto semplice: non è che non ci siamo fatti dare niente, perché chi ci ha preceduto non ha mai fatto richiesta. C'era tempo fino ad aprile del 2007, se non sbaglio. Esattamente, quindi voglio dire, la nostra amministrazione, noi ci siamo insediati nel giugno del 2007, quindi ormai il tempo era scaduto.
Abbiamo fatto una delibera di consiglio in cui l'abbiamo mandata anche al comitato, cercando di recuperare magari nel SEMIS qualcosa, ma di fatto non solo non ci hanno dato i soldi a noi, ma non hanno dato i soldi anche a quelle città che erano state tipo Perugia, Pescara, tante città che poi con l'Unità d'Italia, diciamo, non sono città che hanno giocato un ruolo importante nell'Italia. Detto questo, però, questo sempre per l'onore della verità e per fare chiarezza, noi abbiamo giocato un grandissimo ruolo questo anno, perché abbiamo fatto un comitato con uno slogan molto bello, molto significativo: l'unità rafforza la verità, rafforza l'unità. E soprattutto si sono messi in piedi una serie di eventi che hanno posto Greta all'attenzione nazionale. Eventi di vario tipo, eventi culturali, per esempio la presentazione di tanti libri che hanno parlato di Greta, dell'assedio sanguinoso, l'assedio veramente dove Greta si è contraddistinta, Greta chiamata la fedelissima del regno. Libri, voglio ricordare Terroni, di Pino Aprile, voglio ricordare il libro L'assedio di Greta di Gigi Di Fiore, ma insomma ce ne sono stati tanti di libri che hanno proprio messo Greta in evidenza, cioè, hanno fatto conoscere Greta e l'assedio. Ma continuo, stanno pubblicando molti libri. No, io adesso mi voglio fermare. Tra un paio di giorni ne esce un altro. Mi voglio fermare, diciamo, questo anno. Noi questi libri li abbiamo presentati a Greta, ci sono state poi tante manifestazioni, voglio ricordare le più importanti, il 13 febbraio del 2011, a Greta sono venute migliaia di persone perché chiaramente volevano assistere alla nostra commemorazione. Voglio ricordare a maggio le frecce di colori che sono da Greta, l'ultimo weekend di maggio dell'anno scorso. Voglio ricordare lo straordinario raduno dell'anni dei Marinai d'Italia, la situazione nazionale dei Marinai d'Italia, che hanno portato qui circa quasi 70.000 persone. Insomma, Greta è andata poi su tutti i giornali, i telegiornali nazionali. La Rolex Cup. Sì, ma dico le cose proprio legate al 150° quanto totale. Quindi noi abbiamo dato un contributo, a mio avviso, culturale a tutto quello che è successo. Cioè, la nostra amministrazione è riuscita a mettersi in una posizione molto, molto, molto positiva, non contro l'Unità d'Italia, ma abbiamo sempre detto che come è avvenuta l'Unità d'Italia, cioè che è stata una violenza che il Sud, che Greta e tutto il Sud ha subito, e oggi ne paghiamo ancora le conseguenze, perché è chiaro che il mancato sviluppo del Sud va ricercata nella genesi dell'Unità d'Italia, cioè di come quell'unità è avvenuta e di come questa forbice va addirittura ad aumentare anno dopo anno, cioè perché non è che stiamo riducendo, anzi l'economia è sempre più toscopadana. Negli ultimi 20 anni, anche nell'ultimo convegno l'ultimo convegno sulla fedelissima città di Greta, il 21° convegno sulla fedelissima città di Greta, mi sono permesso di dire che proprio negli ultimi 20 anni, cioè dal 92 ad oggi, negli ultimi 20 anni, perché è arrivata Forza Italia, perché è arrivata la Lega Nord, e quindi l'asse si è ulteriormente spostato con questi governi, l'asse si è ulteriormente spostato verso il nord del paese. L'asse economico è tutto al nord, per cui anche i nostri giovani devono continuare a migrare, come facevano, abbiamo voluto fare quasi 150 anni fa, si continua a migrare per cercare lavoro. Quindi abbiamo dato un grosso contributo culturale, ma allo stesso tempo ci siamo fatti conoscere come città, si è parlato moltissimo di Greta, la comunicazione è fondamentale, perché se si parla di una città poi viene anche la voglia di magari andare sul sito a vedere, non so, la città tramite internet, a vedere le sue bellezze, e poi alla fine viene anche voglia di venirci a Greta, viene voglia anche di sperimentare il nostro mare, le nostre bellezze monumentali, il nostro paesaggio, e la nostra cucina, la nostra enogastronomia, eccetera, eccetera. Quindi se tu non fai marketing in un certo senso, se non comunichi, ecco, finalmente con la mia amministrazione
La comunicazione è stata fondamentale. Abbiamo anche noi un ufficio stampa nazionale che ogni anno poi ci manda la rassegna stampa di un anno, ripeto, con un CD, quindi anche le cose che sono sulle radio, sulle televisioni, ma ripeto, radio e televisioni nazionali, giornali nazionali, Venerdì di Repubblica, quelli della sera. Ti do una notizia, una televisione Sky, canale 875, mi ha chiesto proprio ieri sera tramite Facebook, tramite diciamo filmati sulla nostra città, sugli eventi sì, che potrebbero mandare dalle 14:15 alle 15:30. Sì, ormai diciamo, ripeto, il nome di Keita sta girando, deve continuare a girare perché, ripeto, questo è fondamentale per il turismo. E poi questi eventi che sono stati diciamo organizzati hanno portato in città migliaia di persone, cioè noi in questo anno oltre al 2011 ha avuto una strepitosa stagione balneare, abbiamo fatto di fronte ad una crisi economica e finanziaria sempre più forte, noi per esempio al 31 agosto abbiamo fatto già più 3% rispetto all'anno prima. Settembre. Quindi, e poi settembre abbiamo fatto addirittura, abbiamo portato l'estate intera, quindi settembre c'è stato un autentico boom, sia per il buon tempo che c'è stato, ma soprattutto per i marinai d'Italia, alla fine dell'anno abbiamo avuto un più 20%, quasi 20% rispetto all'anno prima. Quindi è chiaro che questi eventi hanno portato persone e poi ancora persone anche in periodi diciamo della stagione, anche in questi giorni c'è stato appunto questo convegno sulla bellissima città di Gaeta e c'erano centinaia e centinaia di persone che sono venute a Gaeta, hanno mangiato a Gaeta, molti loro si sono fermati a dormire a Gaeta, quindi hanno lavorato la camera d'albergo. Ecco, per fare queste cose nel mese di febbraio, marzo, eccetera, eccetera, ecco, finalmente si sta destagionalizzando il turismo. Quindi io sono molto contento di questo anno, ripeto, in estrema sintesi, sia per motivi culturali, perché d'altra parte chi non conosce il proprio passato, non conosce il proprio presente, non può progettare il futuro. Fernand Braudel, questo grande storico e storiografo, in un bel libro, un libro si intitola Il Mediterraneo, ecco proprio su quel libro, e noi con il Mediterraneo abbiamo a che fare, se noi la perla del Tirreno, quel libro dice così, per essere bisogna essere stati, ecco, quindi qui al di là delle polemiche, sterili polemiche, qualche politicante, qualche politicante d'accatto che noi abbiamo a Gaeta, hanno diciamo, fatto polemiche, anzi spesso non sono venute alle manifestazioni, secondo me si sono persi momenti storici, mentre la popolazione è venuta, ricordiamo anche la celebrazione che abbiamo fatto a Piazza d'Este, è arrivato anche Fini, Presidente della Camera, la terza carica dello Stato, sì, il Presidente della Provincia, questa è una cosa che è la provincia di Latina, ma non male che ci fosse, ma dico, è arrivata comunque la terza carica dello Stato, perché sappiamo che dopo il Presidente della Repubblica è il Presidente del Senato e poi il Presidente della Camera. Quindi, ha regalato una campana bellissima alla nostra città, sì, a ricordo di quegli eventi, mentre ricordo, quando noi avevamo messo una pietra per ricordare diciamo i nostri morti, i morti del Piemonte, perché hanno combattuto dell'assedio, si sono messi a fare polemiche in consiglio comunale. Sì, poi ci hanno fatto quelle due volte, un piccolo cippo lì, perché non aveva ottenuto che fosse il parere paesaggistico, qualche cosa del genere. Insomma, alla fine, pietra dava alla fine l'abbiamo dovuto mettere qua soltanto quando avevamo tutta la documentazione tra virgolette a posto, ma questo dimostra anche la scarsa, eppure sono alcuni di questi portano cognomi importanti per la storia gaetana, sono gaetani, voglio dire gaetani di tante generazioni, però credo che non meritano oggi di essere più chiamati gaetani, perché infatti si vendono facilmente alle città limitrofe, penso alla città di Fondi, penso alla città di Formia, con tutto il rispetto per queste città, per carità, penso alla stessa Spellonga, che noi generalmente in Gaetano diciamo queste Spellonga del Casino Pond, ecco, però questi si vendono ai signorotti della zona, quindi in questo senso secondo me non sono dei gaetani veri, dei gaetani che amano la loro città, che ne dicano, proprio perché hanno voluto continuare a
come dire, a disprezzare il nostro impegno, pensando magari che noi eravamo come dire, neoborbonici o roba del genere. Noi semplicemente abbiamo sempre detto una cosa che io credo che sia una verità inconfutabile. Noi abbiamo criticato come è avvenuta l'Unità d'Italia, abbiamo criticato Casa Savoia, quindi noi ricordiamo che l'Unità d'Italia ha significato anche il Regno d'Italia, un regno nelle mani dei Savoia, che tra l'altro era una dinastia non italiana, assolutamente una dinastia francese. Che ancora oggi parlano francese. Che con l'Italia non aveva nulla a che fare. Noi crediamo nell'Italia, l'ho detto tante volte e lo ripeto anche questa volta, in questa piccola pillola intervista che vi stai facendo, noi crediamo nell'Italia una, indivisibile, come dice anche la nostra Costituzione, democratica e repubblicana. Noi crediamo nell'Italia del 2 giugno del 1946, quando abbiamo cacciato una monarchia che a questo paese ha fatto soltanto del male, e quando l'abbiamo cacciata, ecco, questa è l'Italia in cui noi crediamo, e crediamo ancora che bisogna diventare sempre di più fratelli d'Italia, e questo lo si può fare soltanto con verità storiche, cioè facendo capire come il Sud ha pagato un prezzo altissimo, il Sud che era, che si dica anche qui, che questo è un fatto inconfutabile, che era più all'avanguardia rispetto al Nord. Bene, dopo l'Unità d'Italia invece il triangolo industriale è diventato Milano, Torino, Genova, poi c'è stato il Veneto, poi c'è stata la Toscana, l'Emilia Romagna, insomma fondamentalmente il Nord ha vissuto chiaramente una ricchezza molto forte, che invece il Sud 151 anni fa era più ricco del Nord. Basta pensare che tre quarti delle casse del Regno Unitario erano soldi che venivano dal Regno della Sicilia. Basti pensare che la marina militare erano tutte le navi del Regno della Sicilia, ma potremmo dire tante altre cose di questo tipo. Con sindaco, parlando con i meridionalisti che sono venuti da tutta Italia, non solo dal sud, ma molti dal nord, quando hanno saputo della medaglia d'oro che il principe Carlo ha regalato alla nostra città per la resistenza, per la fedelissima città che è stata Gaeta, ebbene si è levato un applauso in chiesa, veramente un boato. Ecco, per te che sei sindaco, che cosa ha rappresentato? Cioè, per noi, per la gente ormai Gaeta è la città simbolo, la città, diciamo, che ha resistito, la città martire del Risorgimento. Ha significato moltissimo, perché veramente per questi meridionalisti di cui abbiamo bisogno, perché io ho già detto in maniera molto chiara, che l'ho detto anche a Fini, il mio discorso penso sia andato in onda, gira molto su YouTube, io l'ho detto in maniera molto chiara, che l'Italia ce la può fare soltanto se si punta al sud. Cioè l'Italia, questa crisi economica, finanziaria, politica, morale che sta attraversando il nostro paese, l'Italia ce la può fare soltanto se il sud viene ritirato su, soltanto se si fanno investimenti seri al sud, se si evita di far continuare a migrare i nostri giovani. I giovani migliori poi sono i giovani laureati, che hanno preso un master, un dottorato, e sono proprio loro che vanno al nord, addirittura ormai all'estero. Quindi oggi c'è la fuga di quello che si chiama il capitale umano, il capitale sociale. Ecco, se non si punta a far guarire il sud e a rilanciare lo sviluppo del sud, l'Italia muore, l'Italia non riuscirà a rimanere in Europa. Allora sì che avremo problemi con l'euro, avremo il default, perché non può metà del paese, la parte più importante del paese, essere fuori dai giochi. E questo ricordo della serie di 150 anni fa per me vuol dire molto, perché è chiaro che se i meridionalisti vedono in Gaeta la città che non solo all'epoca fu eroica, io voglio ricordare che i cittadini di Gaeta non scapparono, rimasero dentro le mura a soffrire tantissimo, infatti ci furono centinaia e centinaia, sono addirittura migliaia
di morti ottimo, civili. Sì, sì. Ecco, per esempio c'è qualche storico locale che dice ma che noi siamo degli esagerati, che non è vero, sì e no, sono morti 1000 in totale. Ma ne fosse morto anche uno su. Ma no, ma io voglio anche sui numeri, voglio essere... Perché certo qui non abbiamo numeri precisi. Ma però, perché questo però, Stato non ce li ha dati. Però esatto, però la cosa è certa, basti pensare ad alcuni episodi fondamentali. Basti pensare che se 109 edifici sono completamente stati rasi, 129 edifici civili, quindi 109 palazzi, che da vecchia furono completamente rasi al suolo, beh, penso che qualcuno là dentro ci sarà morto. Quando scoppiò la polveriera di Sant'Antonio, e lì voglio dire, penso che di morti civili ce ne sono stati, perché alla Porta di Terra praticamente è franato praticamente tutto. Gigi Di Fiore parla di 521 morti per lo scoppio di quella polveriera. Io credo che su quei 521 forse un centinaio saranno stati soldati e più di 400 saranno stati civili. Ecco, quindi soltanto lo scoppio della polveriera abbiamo avuto centinaia di morti civili. Poi l'assedio fu violentissimo, durò tanto, durò 100 giorni, quindi sicuramente tanti altri civili sono stati colpiti, perché poi quasi tutti i palazzi della città hanno avuto almeno qualche proiettile che li ha colpiti, ma soprattutto voglio ricordare il giorno di Natale del 25 dicembre del 1860, spararono proprio a quella che oggi è Piazza Danilo, spararono addirittura nel centro della città per evitare che la gente potesse andare a messa, sono dovuti subito scappare tutti quanti nelle case. Ma infine l'ultimo dato di cui voglio farvi, voglio mettervi a conoscenza è questo. Gaeta, ecco, si arrese, non capitolo, si arrese per fame e per tifo. Tifo, sì. E allora ci sono anche i morti per il tifo, cioè quindi la malattia, il tifo, si è sparsa fra i soldati e soprattutto fra la popolazione. E il fatto di. E quindi ci saranno molte strade, molte persone, penso ai bambini, penso alle donne, insomma penso a quella, proprio quelle persone più indifese, più innocenti, più inermi, ecco, che sicuramente saranno morte per, ripeto, gli stenti e per la malattia. Quindi i morti civili sono state diverse migliaia a Gaeta, no? Quindi uno che, perché sennò una città non si arrende per fame e per tifo, questo deve essere chiaro, perché si vede che oramai c'era bisogno assolutamente di aprire la città, cioè la resa fu proprio per questo motivo, perché Francesco II e Maria Sofia non volevano più, come dire, vedere soffrire quella città che tanto gli aveva dato, perché appunto siamo la fedelissima e abbiamo, come dire, abbiamo in qualche modo cercato di proteggere il re e la regina fino alla fine. Non volevano vedere i gaetani continuare a soffrire in quel modo, e quindi ha firmato la resa e quindi poi dopo che si sono allontanati. Quindi io come sindaco sono molto orgoglioso di questa medaglia d'oro. Noi abbiamo già la medaglia d'argento a valore civile per quanto abbiamo subito durante la Seconda Guerra Mondiale, ci hanno dato nel 1961, quindi al centenario dell'Unità d'Italia. E adesso è arrivata quella dell'erede del principe Carlo di Borbone, l'erede al trono della Sicilia, ma qui non ci sono nostalgie monarchiche, da parte mia non ce n'è nessuna, però è un attestato di stima verso la fedelissima città di Gaeta, per quello che abbiamo fatto allora, 151 anni fa, ma soprattutto per quello che siamo ancora oggi, cioè la città che è la porta del sud. Noi dobbiamo essere sempre orgogliosi di essere meridionali, non dobbiamo vergognarci, perché noi siamo stati, ripeto, la porta del sud per tanti secoli, e non è un caso che Gaeta è sempre stata ambita da tutte le potenze straniere, le forze straniere. Basta pensare che noi abbiamo i bastioni di Carlo V, ecco, Carlo V, l'imperatore Carlo V, l'imperatore... dove il sole non tramontava mai. Era l'imperatore dell'impero dove il sole non tramontava mai, perché lui era imperatore anche del, esatto, Sud America, sì, fino ad arrivare all'Austria, all'Ungheria, eccetera. Quindi nell'est, dice, nell'estremo oriente, con le Filippine. Quindi era appunto l'imperatore dove il sole non tramontava mai. Quindi
Io sono molto molto fiero e con questo io ringrazio ovviamente. Ecco, sindaco, no, una cosa importante. Ieri un grande cantante napoletano che è venuto alla manifestazione è Pino Aprile, mi hanno chiesto praticamente una casa qui a Gaeta, che ormai loro ritengono Gaeta il simbolo di questa nuova rivoluzione culturale che sta praticamente, che è in atto nel paese, in Italia. Beh, anche perché adesso, a parte il 150esimo che ci ha visti grandi protagonisti evidentemente, ma c'è anche un altro motivo, io dico politico e culturale anche qui, e sul fatto che noi siamo stati i primi in Italia ad aprire la strada al civismo in politica. Noi abbiamo preso la società civile 6 anni fa, correva l'anno 2006, presentavamo la lista civica per Raimondi un anno prima delle elezioni del 2007, in tempi non sospetti, e andammo con 2 liste, lista civica per Raimondi, riprendiamoci Gaeta, e abbiamo sconfitto già all'epoca i partiti di centro-sinistra e di centro-destra. Questa cosa si sta accadendo ormai, in tutta Italia ormai, l'ha detto anche Renato Mannheimer, che per carità sono dei sondaggi, non sono un sondaggista, ma Mannheimer è molto titolato, dice che soltanto l'8% degli italiani ha ancora fiducia nei partiti, tra il 40 e il 60% delle persone non saprebbe oggi a chi votare. Stiamo parlando ovviamente di politiche, tra poco avremo anche l'amministrazione di Gaeta. I partiti sono finiti perché? Perché oggi non ci sono più le ideologie di una volta, aggiungo non ci sono più i valori di una volta, aggiungo perché c'è gente che fa politica soltanto per il tornaconto personale. Oggi più che ieri, più che avantieri, purtroppo in politica forse si è sempre fatto politica soprattutto per se stessi, però prima c'erano almeno i partiti che erano dei collanti, oggi i partiti sono collati, ognuno si alza al mattino, dice quello che pensa, la disciplina dei partiti non esiste più, esiste raramente, e poi no, sono chiusi alla società civile, cioè sono tutti autoreferenziali. Fondamentalmente giocano all'interno dei partiti, correnti, correntine, i personalismi, vivono di tattica politica, non hanno strategia, non hanno visione di futuro. Quello che invece ha la società civile, perché la società civile vive quotidianamente la vita, la società, la cultura, cioè è dentro la carne, il sangue della storia. Io questo voglio dire, per cui noi abbiamo anticipato questa tendenza nazionale. Basti pensare che Monti è un presidente del Consiglio nella società civile, è il presidente della Bocconi, ma lui così come tutti gli altri ministri praticamente c'è stato commissariato il governo. Non sono andati alle elezioni, ma i partiti manco ci vogliono andare alle elezioni perché sanno che hanno paura e vogliono chiaramente tenere Monti a fare il lavoro sporco. Per cui benvenuti a Aprile, Di Fiore, tutti gli altri, Mimmo Cavallo, che vengono a vivere a Gaeta, perché Gaeta guardate sta molto bene. Grazie.